Giacala ha aperto le porte nel centro di Milano, lasciandosi permeare dallo spirito contrastante di questa città. Il valore delle tradizioni mescolato a uno sguardo visionario e innovativo. Due valori unici che raccontano al meglio chi siamo e chi diventeremo. La prima volta che ho visto il nostro building mi è piaciuto moltissimo, perché l'incrocio tra la storia e l'esperienza di Palazzo Mellerio e la modernità e l'innovazione di Palazzo Caccia. I due si incrociano e si intrecciano un po' come il percorso di Giacala, che è fatto da crescita organica e da tante acquisizioni di aziende con storia ed esperienza. Abbiamo scelto Palazzo Mellerio, opera settecentesca di Giuseppe Piermarini. Uno spazio bellissimo, perché la bellezza è ispirazione e nutrimento per anima e mente. Lo abbiamo fuso con la modernità novecentesca dei loft di Caccia Dominioni. Ne è nato un risultato unico. In entrambi gli edifici abbiamo scelto grandi tavoli chiari da condividere e tanto verde naturale sia all'interno che nei bellissimi esterni dei palazzi. Abbiamo fatto anche un po' i giardinieri. In Giacala gli spazi sono liquidi, le postazioni flessibili, il confronto ovunque, l'incontro necessario. Uno dei punti forti del progetto è stato quello di trasformare l'ingresso da semplice reception a vera e propria lounge, uno spazio multisensoriale da usare durante tutto l'arco della giornata e aggiungere una profondità aprendo un cannocchiale ottico verso il giardino e verso la scala elicoidale. Da sempre cresciamo e ci evolviamo accogliendo esperienze e storie imprenditoriali diverse con un'unica visione comune. Essere per i nostri clienti alleati di successo, senza mai dimenticare il nostro capitale umano. Giacala è un luogo che accoglie ogni giorno talenti eccezionali, spiriti dinamici e interattivi che non vengono trattenuti in spazi chiusi, ma ispirati con opere d'arte e di design uniche, dalle architetture disegnate di Marco Petrus alle straordinarie sculture di animali che popolano le sale riunioni, dai colori e dagli arredi particolari. Siamo convinti che il bello ispiri motivi ed emozioni. Abbiamo lasciato all'artista Benedetta Mori Ubaldini il compito di interpretare tutti gli animali del Libro della Giungla. Giacala, non a caso, è il nome del coccodrillo del libro di Kipling. Giacala è un open community con spazi pensati per il confronto e la collaborazione continua, aperti a eventi e cultura. Ospitiamo le persone di oggi, accogliamo le visioni di domani. Benvenuto! Sei in Giacala.